grossi, ovviamente gli organizzatori, la Fondazione Monti in quanto ente patrocinatore che da anni si occupa appunto di pubblicazioni di carattere di cultura alpina, di cultura materiale, cultura spirituale, come l'occasione della serata del pomeriggio di oggi in cui viene presentato, diciamo, alla città e viene presentato al pubblico questo importante lavoro a due mani e a quattro mani per la verità, che vede la presenza di Enrico Rizzi e del compianto professor Luigi Zanzi, i quali hanno confezionato questo importante volume sui 1000 anni della fondazione dell'Ospizio del Gran San Bernardo e ovviamente della figura di questo santo evangelizzatore, ma soprattutto, come dire, costruttore di ospizi e pellegrinaggi lungo la strada delle Alpi e che, originario di Aosta, sepolto a Novara, intorno a questa figura è stato costruito questo importante evento. Per l'occasione abbiamo anche solo temporaneamente i pannelli che avete già visto alle vostre spalle, che avrete già sicuramente osservato, che possono essere considerati un'appendice alla pubblicazione stessa, in quanto sono immagini, credo, unico tratte direttamente dal libro stesso, che sono appunto l'occasione per poter osservare e anche guardare con più attenzione le importanti corredi fotografici, iconografici che appunto riguardano. Ecco, approfitto, è arrivato l'assessore Folina, quindi mi consentite di rivolgere un saluto anche a nome dell'Associazione Luminelli e di tutti i presenti. Dicevamo quindi, per presentare questo libro abbiamo il piacere di avere con noi due importanti relatori, due importanti conoscitori della cultura alpina e soprattutto nella sua dimensione spirituale per quanto riguarda la dottoressa Gunta Maffioli, che abbiamo qui con noi, la quale, Mattioli, scusa, che ha al suo attivo una lunga frequentazione dell'ambiente religioso alpino, è stata per diversi anni, dagli anni 90 fino al 2006, se non erro, presidente del Sacro Monte di Orta e quindi si è occupata sia a livello fattivo che a livello anche culturale della custodia di questo importante luogo di culto, di storia, di cultura proprio alpina ed è stata negli ultimi anni autrice di un apprezzato volume sui santuari a Repit, su questa particolare devozione alpina legata appunto alla doppia morte, come la stessa dottoressa spiega nel suo libro. Alla mia destra, accanto alla dottoressa, abbiamo Lino Cerruti, personaggio altrettanto noto, uno dei divulgatori storici della cultura, diciamo, della nostra provincia, visto che il suo ambito di competenza si è nel tempo ovviamente più precisato verso Lumenese, verso la Valstrona, e quindi direttore dello Strona, delle Rive per molti anni, oltre che anche amministratore, anche lui, per alcuni anni, se non ricordo male, no, San Bughetto era stato forse dove aveva sindaco sì, in Valstrona, e quindi anche lui profondo conoscitore di questo argomento e di questi aspetti. Insieme a loro, e insieme naturalmente all'autore Enrico Rizzi, lasciamo la parola per offrire uno spaccato e un quadro d'insieme, non necessariamente su quello che è il contenuto del libro stesso, ma per una riflessione anche un pochettino più ampia che investe appunto la cultura alpina di cui il libro di Enrico Rizzi, insieme ad altre opere che ha scritto in questi ultimi decenni, vanno a completare un po' un quadro insieme su questo aspetto. E quindi cedo la parola alla dottoressa Mattioli e poi a seguire il signor Lino Cerruti proseguirà nel suo intervento. Per ultimo lasceremo la parola all'autore Enrico Rizzi. Grazie a lei, dottoressa. Condividere con lui veramente una fase di apprendimento che ha una lunga gittata. Come hanno ricordato, io sono stata per una serie di anni presidente di un ente parco, il Sacro Monte di Orta, poi anche successivamente nell'ambito della consulta permanente dell'UNESCO. E per noi riferirci a Luigi Zanzi è sempre stata una cosa di assoluta importanza e fondamentale. Anche perché, per esempio, proprio per l'Ente Parco aveva curato l'edizione di Alpi Santuari di Patria. Zanzi ci ha insegnato, per noi storici del cristianesimo, ci ha insegnato la metodologia, che non è
non è scontato possedere. Non è scontato possedere la capacità di leggere i documenti non soltanto come trasmissione di un racconto, trasmissione di accadimenti, ma come momenti di vita delle persone. Ed è proprio a lui che dobbiamo un importante lavoro all'interno di un convegno che sembra ieri, ma ormai sono più di 30 anni che con Enrico Rizzi abbiamo organizzato nel 1987, che si occupava forse tra i primi in Italia di studiare il fenomeno del pellegrinaggio, era Medioevo in cammino. Proprio per quel volume Luigi Zanzi aveva aperto una pagina che è stata poi base per tutti gli studi successivi, andando a comprendere soprattutto un'evoluzione che non era fino a quel momento compresa all'interno del fenomeno del pellegrinaggio, che era visto sostanzialmente come un atto devozionale, ma lo è certamente, è la base del pellegrinaggio, è l'atto devozionale, ma è anche uno specchio della vita, la vita dell'uomo che è uomo pellegrino e homo viator, è il partire da una meta per andare a un'altra, è il leggere la vita come un pellegrinaggio. E soprattutto Zanzi ci ha insegnato che all'interno di questo fenomeno che coinvolge l'Occidente medievale e non solo, perché di molte religioni, l'idea di mettersi in strada e di percorrere questo andare verso un luogo che dovrebbe portare la salus dell'anima e la salus del corpo, non è uguale in tutti i tempi, è assolutamente mutato, perché muta l'essere umano. E quindi noi siamo partiti nello studio dal pellegrinaggio su lunghissima distanza, i grandi pellegrinaggi del Medioevo, Compostela, Roma e Gerusalemme, per arrivare ai pellegrinaggi più domestici, se così possiamo usare il termine, che sono quelli territoriali, sono quelli regionali, quelli dei Sacri Monti, dove però l'uomo parte con differente attenzione verso la meta, perché naturalmente è differente il viaggio, ma con quello spirito di camminare, di compiere un'itineranza fuori e dentro di sé. Dunque questo è stato, dal mio punto di vista, nell'ambito del discorso della storia del cristianesimo, uno dei grandi, e non il solo certamente, uno dei grandi meriti di Luigi Zanzi, aprire finalmente uno spazio diverso, aprire gli occhi agli studiosi a leggere il documento non soltanto come, dicevo, come atto, ma anche come espressione dello spirito. La montagna è il luogo del sacro per eccellenza, proprio perché è uno dei grandi segni di ricongiungimento. La montagna è il camminare verso l'alto, ma così come lo sono altre forme di axis mundi, che possono essere il totem, possono essere la piramide, possono essere molti elementi che l'uomo costruisce per cercare di raggiungere il metatafisica, per cercare di ricongiungersi con il divino. Ma la montagna è naturale, non è una costruzione, è qualcosa che sembra messo lì per portarti in alto, per portarti alla riflessione, là dove si raffina anche l'aria e si raffina il rapporto con il metafisico, con l'infinito. E questo è dell'essere umano, non è confessionale, non è di una religione, quindi non è patrimonio del cristianesimo oppure del buddismo oppure del mondo islamico o ebraico, è dell'uomo, e dell'uomo comprendere che salire vuol dire ricongiungersi. E naturalmente sulle montagne, che diventano accessibili non facilmente, non subito nel tempo, ma ci vuole un certo periodo nella vita degli esseri umani, nell'evoluzione della storia umana, per riuscire ad andare in alte mete. Però la montagna è sempre stata vista, e quel vedere, quel punto alto, è sempre stato un vedere Dio, un vedere la divinità. Non peraltro, anche le montagne diventano sì.